Passo indietro del Delfino che dopo le vittorie nelle prime due gare del 2022 si è dovuto accontentare di un pareggio interno con la Carrarese. Vanno dati i meriti alla squadra di Di Natale che non solo ha strameritato il risultato ma ai punti, in gergo pugilistico, si è fatta anche preferire. Da notare come la Carrarese non solo sia imbattuta dal 7 novembre ma ha subito appena 3 reti nelle ultime 10 gare. Insomma, una squadra in piena salute, difficile da superare di questi tempi. Il Pescara però ci ha messo del suo e avrebbe comunque potuto sfruttare meglio l'episodio positivo, l'errore di Vettorel sulla sventola di Pompetti con tanto di gara sbloccata. Squadra in difficoltà nel leggere le giocate degli avversari, specie tra le linee, ha pesato l'assenza di Derisio e non ha giovato ad Auteri confermare di nuovo Memushai dopo l'ora di gioco di 3 giorni prima. Vero che con l'arrivo di Pontisso solo il giorno prima non c'erano grandi alternative, Diambò poteva essere sfruttato dal primo minuto. La cosa che più ha sorpreso è però che coi cambi il tecnico siciliano ha snaturato la squadra, prima passando al trequartista Clemenza, poi chiudendo la partita con le due torri e un 4-4-2 solo sulla carta, molto offensivo con Clemenza e Delle Monache, ma che di fatto non ha portato alla produzione di alcuna palla gol se non una girata di Cernigoi. Insomma, si è rivista quella confusione che spesso ha preso il sopravvento nella parte di campionato nella quale il Pescara ha perso punti e contatto dalle battistrada. Cambiamenti dettati un po' dalla scelta di sorprendere una Carrarese che invece non si è scomposta, un po' dalla voglia di sfruttare la nuova linfa degli ultimi arrivati, Pontisso e appunto Cernigoi. Proprio l'attaccante parla così del suo approdo a Pescara e dell'eventuale coesistenza con Ferrari. Sì, sono felicissimo, come dicevo prima. È una piazza storica come Pescara, tutti vorrebbero venire e sono fortunato di essere qua. Secondo me abbiamo caratteristiche diverse, io e Ferrari, quindi possiamo, credo, convivere assieme, cioè possiamo giocare assieme, ecco. Non ho preferenze perché nell'arco della mia carriera ho giocato con più moduli, a una punta, a due punte, quindi a me non cambia. Il Delfino proverà a non mancare l'appuntamento con la vittoria col Gubbio dopodomani, anche perché subito dopo inizierà il ciclo verità che aiuterà a capire se questo Pescara può veramente ambire al terzo posto, perché ci saranno 3 trasferte nelle successive 4 gare, 2 di queste contro le dominatrici del torneo, Reggiana e Modena, sempre di lunedì 14 e 28 febbraio. Il match casalingo della Striscia sarà uno scontro diretto con l'Entella, nel mezzo anche la partita di Fermo. Auteri nel frattempo conta di recuperare gli indisponibili. Vicino il rientro di Drudi, l'allenatore incrocia le dita per Derisio e Cancellotti. Il prossimo avversario, il Gubbio, si sta riprendendo dopo un periodo di flessione e rimugina ancora per il rigore fallito da Sarao a Fermo al 96esimo. Errore che ha fatto sfumare la vittoria al Recchioni. L'allenatore Torrente sarà privo per squalifica del neoacquisto Di Noia. Fari puntati sul giovane attaccante Arena, che all'andata fece a fette la difesa biancazzurra. Ci sarà il neoacquisto Tazzer, arrivato per sostituire Ucadà, trasferitosi al Modena.